1932. Sappiamo che è un anno particolare il 32, perché dal 31 al 33 Padre Pio è privato di ogni ministero, è segregato, ecco, per usare questa espressione. Lui celebrava da solo nella cappellina interna del convento. Padre Agostino ci racconta una giornata tipo di Padre Pio e ci racconta proprio quella di quest'oggi. Padre Pio è privato di ogni ministero, celebra la Santa Messa che dura 1 ora e mezza nella cappellina interna del convento. Si intrattiene poi per 1 ora di ringraziamento e, passata 1 ora di orazione in coro, si porta in biblioteca per la lettura e lo studio. E così lo stesso nel pomeriggio. Dopo il vespro e l'ora di orazione, torna alla sua lettura fino a sera, quando si reca di nuovo al coro per oltre 2 ore e mezza di orazione mentale, andando poi a letto ad ora tardissima.